Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, eccoci qua. Oggi facciamo delle riflessioni importanti, facciamo un poco di analisi varie, senza fare un focus troppo puntato, ecco, sul calciomercato. Fatevi prima salutare. Hola hermanito, sono GA7 e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di tante cose, perché parliamo sempre di tante cose. È terminato il primo ritiro a Di Maro, dove si sono aggregati alcuni calciatori nuovi, tra cui Rafa Marin, perché io dico sempre Rafa Marin, invece è Rafa Marin, tra cui Caprile, che può essere considerato effettivamente un giocatore nuovo, Spinazzola. Che dire, che si può fare lo stesso discorso di Caprile. Quelli che si sono messi, diciamo, più in mostra, sto dicendo, tra quelli che già erano di proprietà del Napoli. E qual è stato il resoconto? Qual è stato tirando le somme di questo ritiro? È stato un ritiro positivo? È stato un ritiro negativo? Penso che sia in generale un qualcosa che è difficile da analizzare, da dire, se non attraverso le dichiarazioni di Antonio Conte, perché Antonio Conte ha detto che da quello che ha visto c'è tanto, 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 tanto su cui lavorare. E sono uscite tante notizie, tante speculazioni, secondo me più che altro, perché mi sembra assurdo, su bocciature verso tutti da parte di Antonio Conte, proprio di una vera e propria. Conte vuole fare proprio una vera e propria rivoluzione, perché in particolare quelli presi nell'ultimo anno ed ancora di più quelli presi nel calciomercato estivo scorso non convincono l'allenatore leccese. Si parla di Nathan, si parla di Lindstrom, si parla di Caius, il che mi sorprende perché pensavo che Caius potesse essere, penso ancora che Caius possa essere un giocatore ottimo per Conte. Continuo a sostenere che non sia un giocatore scarso. Sull'Instagram conoscete il mio pensiero. Su Nathan ho difficoltà, perché penso abbia degli ottimi guizzi. Penso abbia degli ottimi guizzi. Adesso quello che bisogna capire è quanto Conte voglia effettivamente valorizzare e lavorare tanto su materiale umano, materiale tecnico, che magari non è neanche. Che magari non è di altissimo livello, per provare a renderlo di alto livello, e quanto invece voglia andare su calciatori nuovi per poter limare, diciamo, quelle carenze che hanno, ecco, per prendere magari giocatori di medio-alto livello per renderli di altissimo livello, perché questo è quello che fa Conte da tutta la vita. Bisogna vedere se vuole, cioè, quanto voglia puntare sulla rosa e quanto no, perché dopo queste dichiarazioni è uscito che addirittura Conte avesse bocciato Ngonge, il che mi sorprende tantissimo, perché ma gente che cammina così in mezzo alla strada, veramente, vabbè, lasciamo perdere. Perché Ngonge, in qualsiasi tipo di uscita, che sia amichevole, che sia di campionato, che sia di qualsiasi competizione, ha sempre fatto bene ed è un calciatore che secondo me merita assolutissimamente un'altra chance. Poi sapete il mio pensiero: quello che piace a Conte piace a me, bisogna fare quello che vuole fare Antonio Conte. Questo è sempre la base. L'ultima parola, l'ultima scelta spetta sempre, solo ed unicamente ad Antonio Conte. Potrebbe essere che magari Antonio Conte abbia deciso che Simeone sia da cedere, che Dira sia da tenere, che Politano sia da trattenere, che Ngonge sia da cedere, per quanto magari noi possiamo pensare il contrario. Il calcio è bello anche per questo, perché ci sono varie opinioni, però per me, diciamo, non sarebbe proprio il massimo andare a vendere anche Ngonge. È vero che allenatore nuovo, anno zero totale, bisogna ripartire nel migliore dei modi, però su Ngonge è proprio, su Ngonge mi dispiace, perché è un giocatore veramente, secondo me, molto 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 valido. Però tornando alla questione del ritiro, io penso che questo ritiro, proprio come vi ho detto, non mi ricordo se nel video scorso o 2 video fa, è stato fatto appositamente, è stato studiato appositamente questo ritiro per vedere
chi è da Napoli, come ha anche detto effettivamente Conte più volte, deve valutare chi è da Napoli e chi non è da Napoli, chi merita una seconda chance a Castel di Sangro e chi invece magari è stato già bocciato direttamente a Di Maro, perché Castel di Sangro, diciamo, sarà il ritiro in cui si andrà ancora di più nel dettaglio, in cui si spingerà ancora di più, perché c'è tanto da fare, c'è tanto da fare. I tempi, in realtà, ragazzi, sembra che siamo all'inizio dell'estate, ma non è per niente così, perché poi quest'anno la stagione del Napoli inizia presto, inizia prima di metà agosto, perché c'è la Coppa Italia da giocarsi. Adesso bisogna vedere quale sarà la strategia di Antonio Conte con le coppe, con la coppa, perché è una sola coppa, però mi auguro che sia quella di provare ad andare in fondo anche in quella competizione lì, perché il Napoli non si può permettere di snobbare alcun tipo di competizione, per quanto magari poi debba andare a concentrarsi anche e soprattutto principalmente sul campionato. Per quanto, ripeto, per quanto in questo momento possiamo avere tante sicurezze, perché le sicurezze, cioè la sicurezza e le certezze ce le infonde tutte quante il fatto di avere Antonio Conte come allenatore, il Napoli ha tutti gli effetti un cantiere aperto, perché il Napoli ha ancora qualcosa da sistemare dietro, il Napoli ha qualcosa da sistemare a centrocampo, il Napoli ha qualcosa da rivedere in attacco, ha delle uscite da fare, perché il Napoli ancora non è riuscito a cedere nessuno. Gli esuberi sono ancora tutti quanti in rosa, bisogna darsi una mossa. Magari può essere anche, sempre per il discorso che facevo prima, ma io non devo girare qua, può essere anche per il discorso che facevo prima, che sia stata una scelta proprio fatta appositamente, una scelta studiata, quella di non cedere nessuno a Di Maro, per permettere a Conte effettivamente di valutare nel migliore dei modi tutto il materiale tecnico. Chi lo sa? Al momento i punti fermi sembrano essere Spinazzola, Mazzocchi, ovviamente Di Lorenzo l'ha detto a più riprese, Anghissà e l'ha detto a più riprese, Lobotka l'ha detto a più riprese, ha detto anche Meretta a più riprese, sperando che si ricreda, perché secondo me Caprile merita assolutamente una chance da titolare. Crede tanto in Olivera, nonostante non l'abbia ancora visto, perché è ancora in vacanza avendo fatto la Coppa America. C'è Mario Rui da valutare, io continuo a pensare che alla fine sarà ceduto probabilmente in Portogallo, perché è un calciatore che in questo schema tattico, in questo scacchiere, secondo me c'entra veramente molto poco. E niente, ragazzi, sicuramente è stato un ritiro di sudore, di fatica, perché Conte ha detto amma fatica e si è faticato. Secondo me a Castel di Sangro faticano ancora più, perché questo sarà. Adesso ci saranno tre amichevoli, tra cui Girona, Brest ed è un'altra squadra che è cambiata, che doveva essere la Dana, contro cui giochiamo ogni anno, almeno sono tre anni che ci giochiamo, adesso non ricordo precisamente, però c'è stato un cambiamento per problemi dal punto di vista burocratico. Secondo me già nelle partite di Castel di Sangro vedremo qualche accorgimento tattico di più. Per il momento che sappiamo che il Napoli costruisce a 3 più 2, sappiamo che il Napoli chiaramente difende a 5, perché non esiste la difesa a 3, la difesa o è a 4 o è a 5, sempre giusto ricordare questo dettaglio. Sappiamo che il Napoli cercherà tanto la profondità, il Napoli cercherà molto di più il cross rispetto agli anni scorsi, ma sembra anche, da quello che ho visto, poi è vero che è anche perché abbiamo giocato contro squadre di bassissimo livello, ci saranno secondo me tante trame interessanti anche in area di rigore nello stretto, perché poi sento gente dire non vi aspettate il bel calcio d'Antonio Conte. Io non so più come devo dire che non si tratta di fare bel calcio, si tratta di sapere cosa fare in mezzo al campo. Cioè non è che esiste solo il calcio di Allegri e il calcio di Allegri è un calcio che non esiste, e il calcio di Guardiola. No, esistono tanti concetti, esistono tante cose differenti. Quello che a me non piace, quello che alla maggior parte della gente non piace, è il non avere concetti. Esistono molte squadre, molti allenatori che non hanno concetti, non hanno nessun tipo di concetto, non hanno nessun tipo di idea dal punto di vista tattico. Antonio Conte non è assolutamente tra quelli.
È un allenatore che cerca l'equilibrio, è un allenatore le cui squadre hanno sempre avuto una difesa eccezionale, ma è anche un allenatore le cui squadre hanno sempre fatto tanti gol. Quindi, diciamo, dire che sarà blocco basso e ripartenza e basta è dire un'esattezza, perché anzi è dire un'incompletezza, ecco, è dire un fare informazione incompleta e dunque inesatta. È questo. Secondo me vedremo tante cose interessanti. E niente ragazzi, detto ciò, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciatemi il mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche GA7 Shorts, il mio canale pubblico Teleclip, eventi iconici, momenti divertenti del canale, TikTok preferiti, noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita, forza Napoli!